Every driver has a story to tell of their first race car. Drivers will talk about their victories, their losses, and their journey. Here is the starting point for racing dreams, where aspiring drivers begin forging their own legacy. For a select, devoted few, awaits not just the finish line, but the chance to become a racing legend. Amici di YouTube, ciao a tutti quanti e bentornati con una nuova gara storica qui a Le Mans. Siamo con una bellissima Alfa Giulia e durata della gara saranno 30 minuti, ho impostato il tempo, questa volta niente giri e andiamo subito in gara. Vediamo, tanto adesso mi fa il caricamento tracciato. Allora, adesso vi faccio fare due risate. Stavo registrando, ho registrato e ho anche giocato la sesta gara del mini campionato NASCAR mio personalizzato. Solamente che mi sono scordato, adesso me ne sono accorto, prima di cominciare questo di video, che non avevo azionato la registrazione della scheda di acquisizione. Insomma, devo registrarlo di nuovo. Peccato, vabbè, tanto peccato, ero arrivato anche ultimo e mi hanno doppiato tre volte. Allora, insomma, dopo di questo video qui di 30 minuti registrerò un'altra volta la gara a Sonoma del mio campionato personalizzato NASCAR. Tanto questo di video esce molto prima, uscirà questo qua di video, tanto per farsi due risate, quello là. Ok, andiamo in gara. Cambio manuale, come sempre, quello lì, siamo sempre con il mio Transmaster della Ferrari, quello là. Il tempo qui a Le Mans è anche minaccioso, da come si può vedere. Pensavo che quello mi inchiodava, invece mamma mia, guarda che lampi, che tuoni! Non ho posto, non ha più fino adesso, amici, eh! Ogni volta che dico cocotuto succede qualche cavolo, mi succede. Vediamo un po' se Salfetta spigne. Pure la nebbia, va, andiamo bene. Ah, ce l'ha 5 marce, ce l'avevo pure 6, no, solo 5 marce.
abitato ormai con l'auto NASCAR che ce l'hanno solo quattro, mi viene l'impressione. Oh, mamma mia, ha fatto buio. I fari come si accendono? No, 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 no. Io volevo vedere i fari, volevo vedere. Boh, si accenderanno da soli. Senti come drona. Questo dei video forse lo faccio uscire a colori, o a colori però un po' vintage. Lo pubblicherò. Che bello con gli effetti del maltempo, dei lampi, la nebbia, tutto quanto. Ne vale la candela, insomma, pubblicarlo così. Spingono, spingono, spingono. Ormai per fortuna qui Le Mans ha questo circuito, non lo so, imparato a memoria. Tu che vuoi? Questa Alfa Sud. Oh, è andato al sorpasso questa andata. Quella per quale cosa avevo a memoria. Ah, qui il cambio è più sincronizzato con quelle NASCAR, ci mette un decimo di secondo a sincronizzare quando io cambio marcia. 25 minuti ancora. Stava un bel video di 30 minuti a Le Mans, una bella gara storica.
Oppla. Oh, questo quest'Alfa Sud ci riprova. Show. Uno dei pezzi, io sto qua per giocare. Quelli là davanti mi richiappo, però hanno una posizione, ma la tengo. Certe ammazzate quando cambi le marce, quando aumento di marcia, gli do certe ammazzate. Oh, si vede un po' da solo. Se riesco a riprendere l'ottava posizione non mi dispiace. Thank you.
motore Alfa, riesco a mettermi in scia. Per questa distanza bene lui che marcio. Niente, spingere più lui che marcia. Bell'ottava posizione presa, perché testa a testa abbiamo fatto. Dodici minuti mancano quasi alla fine di questa bellissima gara qui alle Mamme. In pieno novembre 2024. La seconda brucia, la terza pure, vai.
il settimo lo vedo laggiù. Prendiamo la sua scia, proviamo a prendere, così almeno vediamo un attimino. Usiamo la seconda, usiamo pure la terza, usiamo pure la quarta. Ottimo, ottimo, bellissimo sorpasso. Oh, il sesto, a 9 minuti dalla fine, dai, 9 minuti e qualche cosa. Usiamo la seconda, usiamo pure la terza. Scusate, scia, 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 vediamo di fregarlo qui sul curvone. Ma la terza, vai, è andata, sesta posizione presa. Bruciamo la seconda, bruciamo la terza, riusciamo a prendere 8 minuti e pure a quinta posizione non mi dispiacerebbe. Bruciamo la terza,
5 minuti, ultimo giro, dovrebbe essere questo. Dai, quinta posizione, scia. No. Sono uscito troppo fuori. Mannaggia. Andiamo a recuperare qua. Scia. Gara bella, bella, bella. Vediamo un po' se riusciamo a prendere pure la quarta posizione a 4 minuti dalla fine. Bella gara. Giù a tavoletta la seconda. Sbagliamo la terza. Quarta posizione pigliata, terzo la giusta. Altro giro, 1:35, 1:30. Minuto di 17, sì, è un altro giro. Forse allora zitti amici amici riusciamo a prendere sicura la terza posizione, che ce l'ho qua davanti. Thank you.
termine del tempo, quarto, peccato. Bella gara qui a Le Mans. Bella gara veramente. Allora, salviamo il replay. Allora, spazio era Y. Le mani, giusto, sì. E ok, allora io per il momento usciamo, vediamo un po'. Peccato, il terzo sarei arrivato, avrei preso un bel podio alle mani con l'Alfa, però ci sta pure una quarta posizione, dai. Bella gara, abbiamo fatto bei recuperi. Ricordo che mi pare eravamo partiti decimi, mi pare. Quello lì ci sta, ci sta. Bella gara. Purtroppo non siamo riusciti a fare i primi tre per poco, veramente per poco. Peccato, 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 peccato. Dammelo, sì, perché tanto mi serve. Ford Raptor. Ok, nessuna modifica, c'ho più, devo riprendere, poi riprendo quello là e niente. Ok, allora amici, io per il momento vi saluto qui, vi ringrazio per la visione e adesso mi vado a registrare la sesta gara del mio campionato personalizzato NASCAR. Quando uscirà questo qui di video per la sesta gara ci vorrà ancora qualche domenica, ci vorrà quello lì, però manteniamo il canale bello attivo. Ok, ciao a tutti, un bacione. A proposito, vi ricordo, nella descrizione del video e sul mio profilo YouTube trovate il mio link collegato a Instant Gaming per acquistare giochi scontati, quello lì, insomma, dateci un'occhiata, quello là, se vi piace qualche cosa, più aiutate me anche a guadagnare qualche nocciolina, qualche rosellina, come dicono certe ragazze, quello lì. Poi niente, vi ricordo sempre di mettere un bel like al video se vi è piaciuto, di condividerlo per supportare il canale, tutto quanto, anche il commentino aiuta, insomma, le visualizzazioni degli altri per farlo vedere. E se ancora non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi, non vi costa nulla, è gratuito e sto cercando di portare sempre bei contenuti, non attuali, recentissimi, perché io sono un maniaco del gaming vintage e non quello lì. Infatti ci saranno belle novità che vi dirò nel prossimo video. Vabbè, ve lo dico già da adesso, spoiler, sono riuscito ad acquistare usato, logicamente su Vinted, e a trovarlo anche, un gioco per Xbox 360 che è NASCAR 08 del 2008. Certo, ha i suoi anni, tutto quanto, però che dire, l'ho pagato insieme con uno stock di altri 5 giochi, tutto quanto, tutto 8 euro più la spesa di spedizione. Visto qualche video su YouTube di giocatori americani, stranieri, perché qua in Italia NASCAR qualcuno proprio porta qualche gioco, qualche gaming, e niente, graficamente è carino, graficamente non mi sembra male, lo devo ancora provare, devo ancora vedere se funziona anche, lo farò penso questa settimana a dargli un'occhiata. E c'è tutto il campionato NASCAR, ufficiale NASCAR, insomma ci sono nella carriera che parti con quei specie di furgoncini che fai gli esterati sugli ovali, insomma sarà bello curioso, sarà veramente veramente bello curioso anche per vedere la fisica. Poi come sempre sono riuscito a trovare anche, diciamo, penso che sia un'offerta tramite un negozio, il NASCAR Hit 4 a 35 euro, e ci sto pensando perché sinceramente NASCAR Hit, non so, mi pare che anche questo qui che ho trovato per Xbox 360 dovrebbe essere interamente in inglese, forse con i sottotitoli e le schermate del menu in italiano,
NASCAR-IT 5 e il NASCAR-IT 4, penso che 5 lo so di sicuro, il 4 penso che anche quello sia come il 5, tutto totalmente in inglese, anche le schermate mi pare che dovrebbero essere in inglese, penso. Quello lì, se qualcuno lo sa, me lo scriva nei commenti. Ma poi mi piacerebbe trovare NASCAR Ignition 21 del 2021, purtroppo quel gioco è introvabile, c'è solamente la versione digitale che costa quasi 100 euro o poco più di 100 euro, insomma, spendere sinceramente 100 euro per un gioco digitale che se perdo la connessione a internet me lo sbatto, non mi va, poi io li colleziono i giochi, mi piace averli fisici i giochi, mi piace averli belli tutto quanto, maleabili, toccabili, il digitale rimane sempre un'incognita. Ok, allora amici, un bacione qui, io vi saluto, grazie per la visione, grazie per il vostro supporto, ciao a tutti! No, un attimo che prendo il telecomando della scherzizione, ciao a tutti, ciao! Amici di YouTube, se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni, potete trovare il mio link PayPal nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio Fruit Lab account. Grazie.